E allora parliamo di un'associazione con cui da quasi un ventennio si aiutano i più bisognosi dispensando cure mediche e solidarietà, il progetto CEAS, Centro di Accoglienza Salute, che a Grottaglie è stato inaugurato qualche giorno fa in occasione della Santa Festività di San Ciro, appunto patrono della città della ceramica che è Grottaglie. Siamo in provincia di Taranto e siamo collegati con il dottor Salvatore Lenti, medico e presidente dell'associazione Onlus Medici per San Ciro. Buongiorno dottor Lenti, benvenuto. Buongiorno a tutti quanti voi, grazie per l'invito. Sì, per noi è un'occasione importante perché da 20 anni siamo sul territorio a dare forza alle persone che ne hanno veramente bisogno e questo l'organizzazione, cioè l'inaugurazione del Centro di Accoglienza Salute veramente è proprio in linea sulla nostra mission, quella di essere vicino a chi è meno fortunato di noi. Abbiamo creato questo centro con l'aiuto di tanti medici specialisti, infermieri ed OSS, affinché noi possiamo dare un supporto alle persone che ne hanno bisogno. Veramente, da dottor Lenti, purtroppo la vediamo a metà, quindi le chiediamo di fermarsi. Sappiamo che appunto nella sede del centro di fermarsi e magari di allontanare un po' il telefono così la possiamo. Ok, perfetto, benissimo, adesso riusciamo a vederla meglio. Prego, continui. E quindi per le persone che ne hanno bisogno dal punto di vista specialistico, per coloro che non si possono permettere veramente visite specialistiche, e da un punto di vista anche diagnostico, perché adesso vi faremo vedere anche quello che abbiamo creato, quello che abbiamo, ma non vuole essere, giusto sottolineare una cosa, che primo non vuole essere un abbattimento delle liste d'attesa nei confronti di altre, dell'AGL, di niente. Cioè noi non siamo nati per abbattere le liste d'attesa di quello che non fa, che non si riesce nel pubblico, nell'ASL, nei distretti, ma vogliamo dare veramente un supporto a chi ne ha veramente bisogno, chi non può permettersi di andare a pagare una visita specialistica. Prima, questa è una cosa importante, chi ne ha bisogno, chi può aver bisogno. C'è un filtro attraverso le parrocchie, le Caritas e i medici di medicina generale affinché vanno a identificare il bisogno, cioè veramente una persona ha bisogno di fare una visita specialistica, un esame ecografico, un elettrocardiogramma, una spirometria. Quindi, ecco, guardi, buongiorno a tutti. Se riuscite a vedere qualcosa? Sì, riusciamo un po'. Magari ecco, se può posizionare il telefono a mo' di telecamera, forse riusciamo a vedere meglio. Perfetto, ok. Perché, riuscite? Ecco, vediamo un po'. Se riusciamo. Ecco, allora ci stava dicendo una cosa molto interessante, dottor Lenti, glielo stavo chiedendo. Sì. Ecco, in base a come. Ecco, sì, vediamo. Velocemente, questo è l'ecografo multidimensionale con le 4 sonde, abbiamo l'elettrocardiografo qui, spirometri, apparecchi, tutto quanto, c'è il bigliettino. Aspetti, faccio vedere il. Qui è il nostro, guardi qui, il nostro Don Giuseppe Moscati, ecco, a cui siamo ispirati, sì. Tutto quanto, le faccio vedere altre cose. Qui allora, c'è il nostro San Ciro, guarda, finito, San questa Ciro. È la nostra epidemia. Mi metto qui così possiamo raggiungere meglio. Allora, quello che le stavo chiedendo, appunto, ha detto che c'è un filtro, che sono le parrocchie, la Caritas, sono i medici di medicina generale, che in qualche modo vi indirizzano verso chi ha reali necessità di una visita e, sottolineo, realmente non può permetterselo. Quindi sono loro il vostro filtro. Sì, questa è la cosa importante, cioè nel senso che noi non staremo a controllare, è vero, abbiamo messo uno sbarramento per le 6, per tutto quanto, però non staremo a controllarlo perché il filtro verrà fatto a monte attraverso la medicina del generale e attraverso le parrocchie che veramente toccano, certo, con mano il bisogno. Per le urgenze, per tutti i canali, la gente utilizzerà i canali che già esistono nella
nello Stato italiano, nella Puglia, perché noi abbiamo capito una cosa, che la prima malattia che dobbiamo sconfiggere è la povertà. Come medico, come uomo, come tutti quanti noi, abbiamo capito che c'è gente in bisogno che non si cura perché non ha i soldi. E allora il rispetto della dignità è questo appunto, cioè non dobbiamo, cioè noi curiamo per me le malattie non esistono, ma esistono gli ammalati nel loro contesto. Quindi già questo vi fa capire come aver messo insieme specialisti che vanno dalla cardiologia alla pneumologia, alla dermatologia, alla gastroenterologia, all'ortopedia, alla chirurgia, alla urologia, alla nefrologia, alla neurologia. Siamo 25 medici più infermieri, OSS e volontari che hanno dato una mano, che stanno dando una mano da questo punto di vista. Quindi per noi è importante lanciare questo messaggio, che se c'è bisogno noi ci siamo. Però appunto il fatto di il vero miracolo è che le suore di clausura, provate a immaginare dove luogo che è chiuso, hanno aperto i locali. Questo è il miracolo, cioè il dono della carità. Noi siamo solamente al servizio, noi non dobbiamo sbandierare, non dobbiamo metterci nessuna etichetta per dire che facciamo questo o quell'altro. Lo facciamo in silenzio perché qui c'è il silenzio. Abbiamo creato veramente questo posto, ma la cosa è il silenzio, cioè la cura. Accostarsi a un ammalato significa avere cura di lui con. Mi ripeto, perché per me è una parola importantissima, dignità. Senta, dottor Lenti, allora accanto a quest'opera di affiancamento al paziente, alle persone, insomma, c'è anche una promozione dello studio, potremmo dire, perché la regia prima ci mostrava anche la locandina del premio in memoria del dottor Ciro Rosati. Eccola qui la locandina, grazie alla regia. Ed è, potremmo dire, anche un altro motivo importante che in qualche maniera promuove anche lo studio e coloro i quali hanno deciso di dedicare la propria vita al servizio della medicina, al servizio degli ammalati. Sì, allora 19 anni fa nacque quest'idea di premiare i giovani laureati in medicina, meritevoli della città di Grottaglie, attraverso un bando che poi dopo 11 anni è diventato premio Ciro Rosati in onore del medico di Grottaglie e socio anche dell'associazione, la cui famiglia dà il contributo per quanto riguarda la borsa di studi. Per quale motivo è nata questo premio? Per un motivo semplicissimo, è nato dal fatto che, guarda, io sono uno di quelli che tantissimi anni fa ha preso la valigia e andò via a studiare e sono appena 2 anni che sono ritornato in Puglia a lavorare. Quindi ritornare nel posto da cui sono nato, ridare alla gente, alla mia gente, quello che io ho avuto, come tantissimi medici hanno avuto, stando fuori, ecco, è uno stimolo per loro affinché il premio li tenesse legati alla città, affinché non si dimenticassero delle loro origini, di quello che sono, di quelli che diventeranno sicuramente. E se c'è un giorno potessero ritornare indietro a darci una mano nella nostra terra, che abbiamo tanto bisogno, veramente è una cosa importante, perché glielo dice uno che per tantissimi anni ha lavorato in Toscana, solamente toscano, ma vengo qui, quindi ho toccato con mano anche la necessità, la voglia della nostra gente di avere qualcosa di importante, che è la nostra professionalità. Questi per partecipare bisogna avere veramente degli ottimi voti, c'è una media ponderata, c'è proprio un concorso veramente fatto con CRISMI, dove tutto viene utilizzato per ottenere un punteggio finale che si contraddistingue. E Dottor dico Lenti, solamente una purtroppo cosa, la che ieri sera abbiamo. connessione, ecco, purtroppo la connessione non è delle migliori, però vogliamo ricordare chi ha vinto il premio edizione Sì. Allora, ieri 2023. sera ci sono state, infatti stavo per dirlo, ci sono state tre candidature, tre ragazze di 25 anni e mezzo che hanno preso tutte e tre 110 e lode. Ha vinto una perché aveva dei punteggi della media ponderata più alta, la dottoressa Claudia Vecchio, che è già Beh. entrata in specializzazione in cardiologia a Padova. Provate a immaginare, cioè, questa è una Claudia Caspita. Vecchio di Grottaglie, quindi è una collega giovanissima che è entrata già in specializzazione. Ecco, l'augurio, oltre al premio, che poi il premio è che loro devono farsi un corso di formazione, come diceva il collega suo prima, di studio.
E noi glielo paghiamo. Quindi la formazione per noi è importante. Questa è una cosa. Ecco, per questo motivo è nato il premio, forse per questo che si mantiene da tanti anni in piedi, ecco. Grazie. Grazie al dottor Salvatore Lenti, medico e presidente dell'Associazione Onlus Medici per San Ciro di Grazie a Grottaglie. voi. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie, scusate, buona giornata a Buona tutti. Grazie, giornata, buona arrivederci. giornata. Purtroppo le Buongiorno. connessioni Beh, no, non le ovviamente possiamo è sempre prevedere. un lancio della monetina, purtroppo, però va bene così. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi saremo ancora insieme per l'ultima parte di Just Today.